a tutti, oggi facciamo una cosa semplice, questa volta la faccio semplice, con il Fimo andremo a fare una barrettina di cioccolato kawaii. Allora, per prima cosa ho mischiato il marrone con il bianco, lasciando proprio le belle sfumature, adesso allungo il Fimo così e con un mattarellino, quello che avete, vado a stendere. Per dargli proprio la forma della barretta, quindi deve essere rettangolare, così, molto semplicemente. E adesso gli dobbiamo dare, come si dice, dobbiamo fare tutti i quadrettini di cioccolato. Quindi prendo un dotter e vado, qua c'è una bolla, aspettate che la scoppio. Ok. Con il dotter faccio delle righe, molto semplicemente, una e due. Adesso queste ci servono come base e poi le andiamo a scavare per bene. E poi facciamo la stessa cosa sulle parti sotto. Ok, ecco qui. E adesso vado a scavare per bene per far vedere quadratino per quadratino. Ed eccolo qui, vedete? Adesso con l'aiuto, anzi, prima andiamo a mettere il gancino, perché questo sarà tutto bello così. Ok, e riapro un po' qua. E adesso con il dotter. Vado, anche se non è che serva molto, vado a fare gli occhi e li faccio, facciamoli qua, uno e due, e ci metto le palline nere. Ok, e adesso sempre con il nero, con pochissimo nero, vado a formare la bocca e l'appoggio sopra alla mia cioccolata. Ok, guardate che carino, oddio! È gigante. Adesso faccio dei bei puntini qua sopra e due più piccolini sotto e li riempio con il Fimo bianco. Perfetto, adesso faccio due bei buchini per le guance e ci metto il Fimo rosa. Ok, adesso con due piccoli pezzi di Fimo, proprio minuscoli, vado a fare le sopracciglia. No, vabbè, guardate che super tenerezza, guardatelo. Ok, adesso mica è finita qui. Prendo questo e vado a fargli un bel morso qua. Trac. E adesso dal morso voglio fargli uscire il cioccolato fondente che andrò a fare con Fimo Liquid. E marrone, eccolo qui, e lo vado a mettere dove c'è il morso, così lo spennello per bene. E adesso faccio cadere proprio il Fimo Liquid anche sulla carta forno perché voglio proprio fare l'effetto del cioccolato che cola. Quindi vado proprio a fare un pasticciotto che in teoria spero poi che si stacchi quando lo cuocio. Eccolo qui, sperando che poi si stacchi. E adesso alla mia piccola barretta di cioccolato ripiena, voglio farci le braccine super super tenere. Poi ne mettiamo un'altra. E adesso gli faccio anche i due piedini. E due. Guardatelo! Ok, adesso ci vuole un ultimo tocco, così, tanto gli andrò a mettere delle fragoline qui, queste fragoline qui. E adesso vado a tagliarne qualche pezzettino. Poi prendo del Fimo Liquid trasparente.
e glielo metto sopra come se fosse colla e vado a mettere le mie fragoline. Eccole qui. E gli vado a mettere anche una fragolina come se ce l'avesse in mano, quindi prendo ancora un po' di fimo liquid, un po' qui e mettiamogli la fragolina. Ok, e adesso mi faccio dei segnetti qui sulle, ma proprio piccolini, qua non si vede, magari uno si vede. E adesso vado a cuocerlo. E poi voglio vedere anche se comunque il fimo liquid, cosa succede a questa parte di fimo liquid. Ok, è cotto. E cerchiamo di... Oh, qual è un po' via? Ma è fighissimo! Ok, adesso fisso la bacchettina con un po' d'attack. E poi il biscottino, cioè il biscottino è un biscottino, ma invece è una barrettina di cioccolato. Ma perché? Perché dico queste cose? Perché? Ok, guardate quanto è carino. No, è super tenera. Barretta di cioccolato al latte con fragole ripieno di cioccolato fondente. Cioè, adesso apro una pasticceria. Ok, niente, il video. Devo dire che questa volta l'ho fatto semplice e mi piace davvero molto. E niente, voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa barretta di cioccolato. Io vi ringrazio un sacco di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!